che lui preferisce, la corsia migliore. In seconda c'è un giovane, Valerio Ro, in terza Domenico Gorla, in quinta Roberto Ribot, in sesta Stefano Malinverni, tutti atleti che avevano 7-8 anni quando Mennea nel 72 partecipò alla sua prima Olimpiade. È partita la gara, Mennea dunque in quarta corsia, si è mosso subito con grande agilità, è in testa alla corsa e si presenta al comando all'inizio del rettilineo. L'azione sembra molto fluida, Mennea al comando, una prova convincente fino a questo punto, Mennea sempre al comando, Mennea vince, il tempo non viene segnalato dal cronometro, aspettiamo la conferma dei giudici, ecco l'atleta che finalmente scarica tutta la propria tensione, la tensione accumulata in questi giorni di attesa del ritorno, avete visto un gesto a lui caratteristico, avete visto il dito alzato, il tempo è 21 netti con vento contro per Pietro Mennea, quindi non è il 21.70 previsto, il 20.70 previsto, ma è comunque una vittoria, è una vittoria con un tempo che ha un certo significato.